Grazie, e beh, in primis siamo qua a ringraziare te, Gianluca, che per questa disponibilità, per la conoscenza che tu hai di questo settore e di come agisci anche di pungolo, no? E per tutti noi il giornalismo, quando è fatto in maniera competente, conoscendo i temi e confrontandosi con le istituzioni, un giornalismo che fa del bene proprio alla comunità tutta. Volevo soltanto riallacciarmi un attimo alle ultime considerazioni del presidente Toma. Concordiamo, l'abbiamo detto prima anche con il ministro Orlando, non sarà un'operazione facile. Nella legge delega che stiamo per andare ad approvare adesso al Senato, vi è un punto relativo proprio ai fondi. L'idea nostra che effettivamente è quella di dare un ordine ai fondi, ma soprattutto i fondi dovranno essere strutturali in modo da evitare appunto queste corse annuali a cercare di reperire questi fondi per dei progetti che magari restano decontestualizzati. E poi va il grande tema, come dicevamo, dei livelli essenziali. Sarà la battaglia che dovremo affrontare nel futuro. È ovvio, principio al quale avevamo sempre aderito anche quando parlavamo delle autonomie differenziate, si danno le competenze, ma si danno anche le risorse per poi esercitare le competenze. E non solo attraverso l'aumento dell'FNA, cioè il Fondo Non Autosufficienza, ha ovviamente una destinazione, ma qui c'è bisogno di intervenire ovviamente su un altro panorama, con un panorama molto ampio. Però, diciamocelo apertamente, se fosse solo una questione di denari, non vi sarebbero delle disparità territoriali, magari fra regioni che ricevono le medesime risorse e che erogano servizi diversi. Questo è un tema ulteriore. Bene sì le risorse, ma l'esercizio delle competenze in qualche maniera dovrà essere aiutato, coadiuvato, supportato, accompagnato. C'è una difficoltà a volte sulle progettualità, lo si vede anche, cioè, io vengo dall'esperienza di un piccolo comune, io sono sempre stato amministratore di un piccolo comune, vedo la difficoltà di elaborare dei progetti quando, se Dio vuole, hai forse il geometra comunale e hai difficoltà di avere personale, difficoltà ovviamente di elaborare. Anche le regioni hanno bisogno di un supporto anche a volte sulle progettualità. E la grande sfida, ho parlato col Presidente della Repubblica non tanto tempo fa, proprio per parlare della legge delega, e lui proprio mi aveva anche riferito la sfida del futuro, il grande lavoro che si dovrà fare è un lavoro proprio di collaborazione con le regioni. Vi sono degli strumenti, c'è un prezioso strumento che è la conferenza Stato-Regioni, all'interno della quale si possono elaborare anche l'unificata, ovviamente, nelle quali si possono elaborare anche delle strategie, ma sicuramente con il presidente Fedriga ne avevamo già parlato, ma anche con la signora, con la collega, il ministro Gelmini. Quindi su questo lavoro andremo avanti e lavoreremo insieme. Per fare un assunto un po' della giornata di oggi, al di là veramente del mio personale anche ringraziamento, e per te Gianluca, per il tempo che ci hai dedicato e per come hai condotto anche questa discussione questa mattina, Paola Severini, veramente tutti i relatori, neanche mi metto adesso a citarli tutti, ma abbiamo avuto delle sessioni molto interessanti dove abbiamo discusso veramente approfonditamente, ma è solo che un inizio, è solo una base di partenza per lavorare. Come ha ricordato prima, se non ero proprio presidente Toma. Ci sono i decreti da fare, non è che li state attendendo i decreti li facciamo insieme, dico alle regioni e dico anche ai rappresentanti dei comuni. Questi decreti li faremo insieme con le regioni, con i comuni, con le associazioni, con le federazioni e ci confronteremo proprio con il mondo delle disabilità. E per questo dico che oggi quello che abbiamo fatto è sì dire siamo stati bravi, abbiamo fatto, abbiamo affrontato, però beh, anche tanto da fare. E di sicuro abbiamo capito che lo dobbiamo fare insieme, che dobbiamo lavorare molto sui gruppi di lavoro e creare le idee, costruirle, creare proprio la fucina delle idee.
ma poi devo necessariamente, perché è doveroso oggi, ma veramente di cuore, ringraziare veramente, oltre i relatori e fra questi il presidente Grifo, che è qui da questa mattina, no, non ha perso un momento di questo lungo confronto che abbiamo avuto. Ringrazio veramente i presidenti Falabella e Pagano, rispettivamente, delle federazioni di Fish and Fun, anche sempre presenti oggi. Il presidente Speziale, ringrazio veramente nuovamente, e poi le colleghe, Elena Carnevali si è giusto appena allontanata 2 secondi fa, ma Elena Carnevali e Giuse Versace, che sono qui da questa mattina come veramente delle grandissime alleate. Poi veramente ringrazio tutti i collaboratori, ringrazio veramente tutto l'apparato che abbiamo qui, che si è messo a disposizione, e ringrazio i miei uffici e chi lavora con me, e fra i quali in particolare io devo ringraziare chi ha spinto proprio su questa conferenza e che ha ideato anche la fase stessa della consultazione, così come è stata costruita, che veramente ci ha dedicato veramente l'anima. Quindi ringrazio veramente la dottoressa Multeri per aver proprio particolarmente voluto questa conferenza. Grazie Stefania. Penso veramente c'è tanto da fare, però l'importante è affrontarlo un pezzetto alla volta, stando al di fuori appunto degli slogan, e cercando di riuscire veramente a dare un contributo affinché questo nostro meraviglioso Stato un domani possa essere veramente uno Stato che si contraddistingua per la grande civiltà, per la grande solidarietà che già dimostra. Grazie di nuovo a tutti. Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Visita il sito www.anmic24.it.